Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questa è una domanda che mi fate sempre nei Q&A, quindi su Instagram, per cui voglio dedicarci un video apposito. E premetto, cercherò di essere più preciso possibile, ma gran parte della risposta a questa domanda deriva dall'intimità che voi riuscite a creare nell'allenamento. Quindi qual è questa domanda? È come faccio a capire che un muscolo ha recuperato? Ora, io ho parlato spesso di frequenza di allenamento e ho fatto capire quanto è importante allenare un muscolo solo dopo che è recuperato. Ora, nel caso degli stretti carenti, conviene allenare il muscolo appena finito di recuperare, perché logicamente in questo modo abbiamo la massima frequenza di allenamento possibile, abbiamo più stimulus point nel corso di un arco dato di tempo e di un dato arco di tempo, e quindi i progressi sono più veloci. Nel caso di stretti avanti, viceversa, non c'è questo bisogno, proprio perché non vogliamo esagerare con gli stimulus point, non vogliamo farli crescere di pari passo con quelli che stanno indietro, vogliamo recuperare proporzioni. Però, detto questo, è importante quindi capire quando è che un muscolo ha recuperato. Anzi, dirò di più, nel caso di stretti carenti posso anche cercare un piccolo accumulo di fatica e un recupero successivo. Quindi, per esempio, vado ad accumulare gradualmente fatica con una frequenza un po' più alta di quanto dovrei e poi alla fine, dopo un po' di rotazione, gli faccio fare un giorno in più, due giorni in più di recupero in modo da recuperare questo accumulo di fatica. Comunque, al di là di questo, è fondamentale riuscire a capire quando un distretto ha recuperato. Ci sono diversi segnali su cui possiamo basarci, ve li vado a dire, cerchiamo di ragionarci insieme, però di nuovo ragazzi, vi assicuro che quando iniziate ad allenare un distretto che non ha recuperato, se avete creato una buona intimità con l'allenamento, ve ne accorgete subito. Cioè sentite dire: le gambe non hanno recuperato, devo prendere un giorno in più, devo fare qualcosa in più, devo migliorare il recupero in qualche modo, ho fatto troppo volume forse, comunque adesso ci arriviamo. Allora, primo indizio molto molto semplice, la performance. Cioè se la performance non migliora, se sono in stallo, questo può essere un indice del fatto che il distretto non ha recuperato. Se la performance migliora, questo è un indice del fatto che il distretto sta recuperando. Ovviamente all'inizio del mesociclo è più verosimile che anche se accumulo un filo di fatica, anche se il distretto non ha recuperato bene, comunque la performance migliora. Però ce ne accorgiamo soprattutto a metà o verso la fine di un mesociclo di lavoro, quindi è già un po' di tempo che stiamo lavorando su quegli schemi motori, che stiamo migliorando, ci accorgiamo che se il muscolo non recupera, la performance si inchioda. Quindi è un primo indice molto interessante. Secondo indice molto semplice: se ho ancora i DOMS, il muscolo non ha recuperato. Ora, i DOMS capisco quanto sia affascinante ricercarli e sentirli, però vi assicuro che è un segnale in qualche modo negativo, cioè indica che il distretto ha subito un colpo forte e non sta recuperando bene. I DOMS dovrebbero essere appena accennati e scomparire quanto prima possibile. Questo vuol dire un processo di recupero molto molto veloce. Il fatto che un allenamento sia efficace non lo sentite con i DOMS, ma lo sentite quando vi state allenando, lo sentite alla fine dell'allenamento, dalla qualità della contrazione, dal fatto che il muscolo è sfibrato, quella sensazione che quando tornate a casa dopo aver fatto gambe, scendete dalla macchina e sentite le gambe che danno fastidio anche quando salite le scale. Insomma, sono tutti indici che avete sul momento immanenti, non dovete aspettare il giorno dopo i DOMS, che di nuovo dovrebbero essere appena appena accennati e andarsene molto velocemente. Questo è un indice del fatto che il distretto sta recuperando molto bene e il processo è molto efficiente, quello di adattamento ipertrofico. Quindi se ci sono logicamente DOMS anche molto forti, il distretto non sta recuperando bene, c'è qualcosa che dovete rivedere. Terzo punto, il pump in allenamento. Anche là, se non avete pompaggio in allenamento su quel distretto, quindi mettiamo conto che avete una buona sensibilità insulinica, mettiamo conto che generalmente avete pump, mettiamo conto che non state in cut ma state in una situazione di dieta ipercalorica, iperglucidica eccetera, quindi avete tutto il necessario per avere un pompaggio in allenamento, ma se quel distretto non avete pump vuol dire che non è ancora riempito di glicogeno muscolare, quindi evidentemente è passato troppo poco tempo, non c'è stata una sovracompensazione di glicogeno. Ricordate che il recupero vede tanti fattori, tanti substrati che devono recuperare, quindi dai substrati più immediati come l'ATP, la creatin fosfato, gli substrati un po' più lenti come il glicogeno muscolare e poi infine una sovracompensazione proprio strutturale, tessutale, quindi dobbiamo essere sicuri che ci siano tutte queste componenti. Se avete un po' meno pump e state utilizzando degli approcci per accumulare fatica può andar bene, però ricordatevi che la massima espressione di anabolismo si ha quando il glicogeno va a sovracompensarsi, quindi voglio che anche questa componente sia on point. L'ultima è la più difficile, è la quarta, è la più difficile da descrivere perché ci vuole tanta intimità con l'allenamento, è la sensazione di sentire il muscolo ancora sfibrato, cioè quando inizio a fare le prime serie, metto il carico, sento dalle prime ripetizioni, quando faccio delle contrazioni, che il muscolo è ancora sfibrato, lo sento ancora in qualche modo dolorante.
Non saprei spiegarvelo diversamente, sinceramente, ma è un chiaro indice che il distretto non ha recuperato, che ci sono ancora delle micro lesioni a livello tissutale che devono essere ripristinate, che non c'è stata questa sovracompensazione. Di nuovo, si parla soprattutto di sovracompensazione tissutale. Quindi man mano che mi alleno magari le sento un po' meno perché il distretto va in pump, si crea infiammazione, si anestetizza, però se dalle prime ripetizioni, e di nuovo ce ne accorgiamo dalle prime ripetizioni, sento e ho questa sensazione, vuol dire che non sta recuperando bene. Quindi cercate di farci caso e di nuovo capite per questo che ci vuole molta intimità con l'allenamento. Ora, detto questo, cerchiamo di capire che cosa fare se il distretto sta recuperando e se il distretto non sta recuperando. Iniziamo col distretto che recupera. Abbiamo fondamentalmente due scelte. Diciamo tre scelte. La prima scelta è quella di aumentare la frequenza di allenamento, cioè se vedo che sto allenando un distretto, per esempio ogni 5 giorni, sta recuperando bene, la performance migliora, sta andando tutto a posto, possiamo scegliere di allenarlo per esempio ogni 4 giorni oppure ogni 4-5, quindi sposto soltanto, faccio ogni 4 giorni, poi ogni 5 giorni, poi ogni 4 giorni, poi ogni 5 giorni, insomma rivedo la mia split di allenamento. È una scelta che tendenzialmente consiglio di fare quando la frequenza è rada. Considerate che di media distretti piccoli dovrebbero essere allenati, e questi sono numeri molto indicativi, però distretti piccoli che recuperano più velocemente dovrebbero essere allenati ogni 3-4 giorni, i distretti un po' più grandi ogni 4-5 giorni. Quindi se sto allenando ogni 5 giorni, ogni 6 giorni un distretto grande, o ancora di più un distretto piccolo, allora posso essere abbastanza tranquillo che aumentando la frequenza di allenamento ci sarà un buon recupero. Se invece ad uno stadio successivo sento che sto recuperando, ma non in maniera così eccelsa, cioè recupero bene, però non c'è proprio quel recupero della serie A, sono super super fresco, sembra passata una vita dall'ultima volta che ho fatto questo allenamento, allora in questo caso una scelta può essere quella di aumentare il volume di allenamento. Quindi semplicemente dico, ok, la frequenza la tengo così. Magari sto allenando le gambe ogni 4-5 giorni, quindi è una buona frequenza. O ogni 4 giorni, quindi già una frequenza importante. Non mi azzardo a fare ogni 3-4 giorni. Proviamo a mantenerla così. Però aumento il volume nelle sessioni, quindi aggiungo una serie in più e vediamo che cosa succede. Vediamo se recupera, aggiungo un'altra serie di qua, vediamo se recupera. E terza opzione, inserisco delle tecniche di intensità, quindi invece di aggiungere una serie, e questo quando sento che sì, sto recuperando, però sto un po' al limite, invece di aggiungere una serie in più, aggiungo soltanto delle effective reps. Nella nostra Academy abbiamo parlato delle tecniche di intensità, quindi abbiamo spiegato tutto nel dettaglio, però semplicemente aggiungo un rest pause, un drop set, cioè aumento un po' l'intensità, aumento le effective reps, quindi senza aumentare proprio di una serie intera che considera tante ripetizioni, le ripetizioni di accumulo fatica più la componente di effective reps, che è quella che mi interessa. Lavoro soltanto sulle effective reps e vado ad aggiungere un intensifier e vedo come va il recupero. Quindi sostanzialmente quando il distretto sta recuperando molto bene ho questi tool che posso andare ad utilizzare. Ora, quando il distretto invece non recupera, che cos'è che devo fare? Devo innanzitutto vedere che cosa ho fatto l'allenamento prima. Il processo è più o meno inverso. La prima cosa, elimino degli intensifier, magari ho esagerato con gli intensifier, sento che non sta recuperando benissimo, però bene o male recupera. Ok, fammi togliere un po' di tecniche di intensità, rimoduliamo tutto quanto. Se invece sento che non sta recuperando benissimo, bene o male recupera, però forse è veramente un po' troppo, rivedendo l'allenamento precedente, e si va di, devo vedere soltanto l'allenamento precedente, cioè se ho due allenamenti, A e B, e nell'allenamento B il muscolo non recupera, ma quello A il muscolo recupera, a parte che da una parte sto creando una fatica acuta, un accumulo di fatica acuta, quindi se ogni volta che torno da A ho recuperato, potrebbe starci come discorso, è quello di cui abbiamo parlato, però generalmente se è B che non mi recupera, vedo che cosa ha fatto su A, ok? E quindi in questo caso posso scegliere di togliere una serie, dico, senti, i quadricipiti non recuperano, su questa leg extension invece di fare tre serie, scalo a due, vediamo come va, e là il recupero dovrebbe migliorare. In ultimo, se vedo che proprio non sto recuperando, quindi ho proprio quella sensazione, come dicevo prima, di arrivare che il distretto è subito sfibrato, magari questo avviene soltanto alla fine del mesociclo, una cosa che posso decidere se c'ho un buon recupero sistemico è quello di diradare un filo a frequenza. Ossia dico, senti, il volume lo tengo sempre uguale, però invece di allenare le gambe ogni 3-4 giorni, quindi immaginate questo scenario, che io avevo per esempio nella fase lockdown, facevo un push-pull legs, riposo, braccia-gambe. Quindi sostanzialmente una split a 5 all'arco della settimana, le gambe le truccavo ogni 3 giorni e poi ogni 4 giorni. Ora immaginate che io nella sessione B, quindi dopo 3 giorni dalla prima, proprio non recuperavo, la performance calava, il muscolo è sfibrato. La cosa che potevo fare è dire, invece di fare 3 on, una off, 2 on e una off, inserisco un giorno on in più. Quindi faccio 3 on, una off, 3 on di nuovo e una off. In questo modo le gambe, invece di allenarle ogni 3 giorni, e ogni 4 giorni, le alleno ogni 4 giorni e 4 giorni. Quindi distanzio questo allenamento dal quale non recupero
di un altro giorno. Vedo come va, ovviamente inserendo un altro giorno di allenamento, deve essere un allenamento blando, non posso caricarci tanto perché devo sempre considerare che ci sia un recupero sistemico, e vedo come va, e là ci dovrebbero essere dei miglioramenti. Quindi sostanzialmente il discorso scalare, comunque i tre fattori su cui possiamo giocare sono gli intensifier, se li abbiamo inseriti o non li abbiamo inseriti, il volume, se è basso o alto, e la frequenza, di nuovo, se è bassa o alta. E in base a questo ci gestiamo. Sempre ricordando ragazzi che lo scopo di un mesociclo è quello di arrivare all'overreaching, quindi non voglio cercare di togliere per cercare di recuperare il più possibile. Se accumulo fatica, sono alla decima, dodicesima, quindicesima settimana di mesociclo, va bene, continuate finché non vi cuocete del tutto, perché quando raggiungete l'overreaching che sul distretto si attiva quel processo di allarme potenziale, allarme importante, che chiede di intervenire e di creare la massima crescita ipertrofica possibile. Quindi l'overreaching è il nostro scopo, per cui se siete all'inizio del mesociclo, a metà mesociclo orientativamente, allora fateli questi aggiustamenti, magari prendete esempio per strutturare il prossimo mesociclo di lavoro. Però se siete verso la fine del mesociclo e state accumulando questa fatica, è perfettamente normale, va bene così, anzi spingete quel filo di più, bruciatevi del tutto in modo da andare a cuocervi e poi dopo andare a recuperare. Ragazzi, questo è tutto per questo video, qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere come sempre, e detto questo noi ci vediamo al prossimo video.